Oggi però si è parlato di voi soprattutto per il rischio di una scissione, della scissione per fondo. Io mi auguro e conto sul fatto che queste tensioni, per molti versi comprensibili, perché è sempre così in questi casi, poi alla fine servano solo a fare meglio in futuro, non a definire strappi, lacerazioni. Adolfo Urso, per esempio, è stato quello che ha, attraverso la Fondazione Fare Futuro, che lui ha voluto, animato, disegnato, ha fondato un architrave del finismo, per come lo conosciamo, per come lo conosciamo oggi. Ha svolto un ruolo di coordinatore in questa fase difficile, e io mi auguro, anzi sono certo, che continuerà a dare la sua intelligenza, il suo lavoro da portavoce di nuovo, magari con le iniziative di Fare Futuro. Io non credo che ci saranno scissioni, però qui diciamo che abbiamo una prospettiva. Fini aveva detto in modo chiaro anche nel suo intervento che non è una riedizione di AN, e credo che le scelte poi anche sull'ufficio di presidenza abbiano dato qualche segnale concreto in questa direzione. Cioè,